Oggi siamo qua riuniti, ragazzi, per parlare della puzza, uno degli argomenti più gettonati del 2024, probabilmente anche del 2025 e anche del 2097. Insomma, è un argomento super gettonato, perché tutti puzziamo e ci chiediamo: ma perché cazzo puzziamo? Perché si puzza in palestra, ok? Tanto punto numero uno, perché non vi lavate, quindi quello è la base. Se uno si lava, non puzza. Ma c'è gente che lavandosi puzza lo stesso. Perché si puzza in palestra? Perché si puzza in generale, ragazzi? Si puzza perché evidentemente c'è qualcosa che non va nel nostro organismo e ci sta dando un segnale dicendoci: compare, vedi che puzzi, devi cambiare qualcosa nel tuo modo di vivere, obiettivamente, no? È veramente un segnale, non sto scherzando. Cioè, noi siamo fatti di ghiandole, ok? Ci sono un sacco di ghiandole piene di porcherie là dentro. Queste ghiandole ogni tanto mandano queste puzze perché sono collegate agli organi principali del corpo. Ora, un organo che è fondamentale per la puzza è il fegato. Quindi se noi mangiamo male, abbiamo una cattiva alimentazione, quindi mangiamo tanto di quel cibo, quello che ci piace fare i video, Ivan. McDonald's. Tipo quello del McDonald's, quello porta a far puzzare il sudore. Si mangia cibo di merda, si puzza di merda. È tutta una cosa direttamente collegata, non si può sbagliare. Quindi se la prima cosa che dovete fare è migliorare l'alimentazione, mangiare cose un pochettino più genuine e soprattutto, se volete un consiglio più che pratico, un rimedio sono frutta, arance, limoni, lime, tutta frutta acida. Quindi non mangiate porcherie, che quello vi fa diventare, oltre che dei ciccioni, anche... Però ciccioni non si può dire su YouTube. Si può dire ciccioli puzzolenti. L'ha detto Ivan. Siamo stati tutti ciccioni, quindi Sì, pure io sono stato ciccione. Minchia, è vero, pure tu sei stato ciccione. A me mi chiamava, mio zio mi chiamava Poldo. Poldo, te lo ricordi chi è? Poldo, quello di Braccio di Il Ferro. personaggio di Braccio di Ferro. Mangi Oh, Poldo, pigliate un panino. Bellissimo. Mi ricordo a Zambrone, all'Acqua Park, mentre io andavo là. Poldo, sono pronti i panini davanti a tutti. Poi mi facevo il bagno con la maglietta. Numero due, il secondo consiglio per non puzzare, oltre sempre il solito discorso che la base è il lavaggio, dopo quella rimane, e non il lavaggio d'auto, il lavaggio delle ascelle, è un discorso anche di pubertà. Quindi magari se siete nella fase pubertà, puerile, in cui state diventando degli adulti, fate il passaggio, famoso passaggio da cicì a ciò ciò. Quando fate quel passaggio, spesso e volentieri capita che appunto le ghiandole sparino tutti questi ormoni da tutte le parti e quindi si puzza, figlioli, è inevitabile, è una fase della vita, passerà. Praticamente che succede? A volte capita che degli indumenti siano un pochettino a livello qualitativo un pochettino più basso e quindi che il cotone non sia un cotone di chissà che qualità o non sia un acrilico di chissà che qualità e quindi quella combinazione di materiali vi fa puzzare. Ho comprato magliette del Decathlon che dopo non poco, cioè non dopo tanto, dopo poco hanno cominciato a puzzare a livello esagerato, ma non tutte. Tipo ne ho una Adidas, di quella Aditec. Quella azzurra che è bellissima. Puzzo zero, figlioli zero e la uso da una vita. Mi capita spesso e volentieri di dire ai ragazzi, tipo, quando assumono integratori, cose in palestra, che da un giorno all'altro puzzano. È vero, questa è un'altra cosa che ci fa puzzare tanto, ragazzi. Per esempio, l'integrazione, quando gli integratori non sono buoni, che magari non sono integratori di grande qualità o comunque che non vi fanno bene, succede spesso e volentieri quando si mangiano tante proteine. Quando si mangiano tante proteine. Non c'è spesso e volentieri, è proprio questo che succede. Perché? E l'ho detto prima dell'inerente al fegato, l'avevo accennato prima che il fegato era importante. Perché che succede? Quando noi mangiamo tante proteine, le proteine per essere assimilate devono essere decomposte, cose, bla 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 bla, tutti i processi, tutte le cose. Andate a leggere, andate a studiare. Passano dal fegato. Quando passano dal fegato, il fegato ci deve lavorare sopra, no? Quindi che succede? Che il fegato si affatica, giusto? Si affatica, si affatica, si affatica. Quindi se noi mangiamo tante proteine, quindi andiamo in surplus proteico, questa cosa qua mette in moto tanto il fegato e a volte non riesce a sistemare tutte queste situazioni e quindi piano piano si dice che si acidifica il sangue. Lo notate perché magari, che so, siete stanchi, siete spossati, avete poche energie, andate e fate la pipì molto scura. Ecco, quelli sono dei segnali, la puzza di sudore, appunto, sono dei segnali che si sta acidificando il corpo in generale perché c'è un eccesso di proteine. In genere succede con l'eccesso di proteine. Allora, se vi è piaciuto il video, iscrivetevi, mettetevi mi piace, se no vaffanculo. E basta. Se dopo tutte Ci queste si vede. cose continua a puzzare, che Se continui a puzzare un bagno dentro succede? l'ammorbidente che fa un odore buono, l'ammorbidente, il coccolino.